Secondo giorno di bicicletta, ragazzi, oggi arrivo fino ad Acireale e ritorno 60-65 km, ok? Ci vediamo più tardi. Sono arrivato a Cannizzaro, vicino Catania, alle porte di Catania, ho fatto 35 km, strada bellissima, qualche piccolo tratto, un paio di tratti di 100 metri che è un po' rovinata, ma niente buche, qualche piccola crepa sull'asfalto. Passo da mio zio a Giarre, che c'ha un'officina autorizzata Honda di moto, così lo vado a trovare, mi faccio prestare le chiavi per registrare il cambio perché un po' i fili si saranno un po' allentati. Come uno stupido ho portato le chiavi dietro perché ieri ho aggiustato le bici di mio padre e mio fratello e quindi sono rimasto a casa. Quindi passo da mio zio, do una bella registrata. Allora ragazzi, fino adesso ho fatto 60 km, sono arrivato fino a Cannizzaro, alle porte di Catania. Strada bellissima, anche questa, qualche piccola buca dopo Giarre, ma parliamo di 100 metri e passa. Adesso invece sono nell'officina, come vedete, di Mario Trovato e figli, a Giarre. Lui è Walter. Walter, dove si trova questa officina? Appunto, come hai detto tu a Giarre, In via? via Alfieri. Via Alfieri, sta dietro Piazza Carmine, Sì, numero esatto. 55. Se avete problemi con moto, lui è mio zio Mario, è proprietario. Se avete problemi con le moto, che venite in Sicilia in vacanza, venite da Mario Trovato e figli, che ha un'officina autorizzata. Mi raccomando ragazzi, venite, sono ottimi e grandi meccanici. 72 km fatti. Come ho detto prima, le strade veramente veramente ottime, quindi ho fatto circa 40 km, sono arrivato a Catania. Da Catania a Sant'Alessio, più o meno 70 km di strada molto 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 bella, panoramica, ma soprattutto asfaltata, ragazzi. Poi sono passato dall'officina di mio zio, come avete visto, perché mi doveva riparare, mi servivano le chiavi per stringere un po' il cavo del cambio che si era allentato. Vi faccio vedere dov'è. Vedete? Se a qualcuno serve mi ha dato il bigliettino. Cioè, se avete bisogno andateci, che sono veramente molto bravi. E niente ragazzi, sono così stanco perché mio padre ha fatto questa salita. Ora la faccio vedere. Non so se si vede bene, la vedete ragazzi? Quant'è? Al 32%, pa? Dice più del 32%. La colpa è sua, vedete? Lui, l'ha fatta lui. Ogni volta quando finisco devo fare questa salita. Massacrante, ragazzi. Ok, e per oggi è tutto. Vediamo domani, cercherò di salire sull'Etna, vediamo come mi sento. Ok, ho fatto 800 metri di dislivello oggi. E è andata bene. Ok ragazzi, ciao a tutti. Mi raccomando, come al solito, iscrivetevi al mio canale, è gratis. Com'è il mio canale, pa? È gratis. Ciao. Ciao ragazzi.